A marzo scadrà la convenzione tra l'amministrazione comunale e l'Assogen, l'associazione dei genitori che in questi ultimi 3 anni si è occupata della gestione di Villa Monica nel quartiere Balate Pinzelli. Convenzione che l'Assogen non ha intenzione di rinnovare, rinunciando così all'affidamento della struttura, a causa dell'assenza di sinergia con l'amministrazione comunale, così come ci ha spiegato Luigi Aronica, presidente dell'associazione. Le motivazioni sono semplici, in quanto una convenzione prevede chiaramente una sinergia tra due parti, diciamo che poi di fatto l'impegno è stato quasi totalmente dell'associazione che ha gestito la struttura. Capiamo bene che, voglio dire, l'amministrazione ha tutta una serie di problematiche, sicuramente non è uno dei pensieri principali di un'amministrazione, una piccola villetta di quartiere. Però per noi è un progetto importante, abbiamo dato un risultato di ampio respiro da questo punto di vista anche alla popolazione, tant'è stato il risultato che abbiamo registrato circa 20.000 accessi in 3 anni di persone e oltre 400 famiglie associate all'associazione proprio per poter usufruire dei servizi che offrivamo nel parco. Questo, diciamo, è stato un progetto per noi di grande successo, in quanto è stato totalmente autogestito dal punto di vista finanziario, anche perché non abbiamo mai preso alcun contributo da parte dell'amministrazione, anche se chiaramente l'amministrazione, dico, si è fatta carico per onor del vero delle utenze, dico, però al di là di questo tutti i costi di gestione sono stati a carico nostro. Diciamo che oggi, avendo rilevato che anche tutto il resto è rimasto a carico nostro per una gestione ottimale della struttura, non ci sentiamo di continuare in questi termini questo tipo di impegno. Noi l'abbiamo onorato fino alla fine, perché non volevamo comunque venir meno all'impegno preso con l'amministrazione, perché voglio dire, ci hanno sicuramente incoraggiato anche all'inizio a portare avanti questo progetto, per cui non abbiamo avuto sicuramente motivi ostativi in tal senso, però per problematiche che noi non conosciamo sicuramente non è mai stata prevista purtroppo una miglioria né da parte dell'amministrazione e tantomeno è stato concesso a noi di farlo, perché abbiamo anche chiesto di poter fare delle migliorie nella struttura, ma purtroppo ci è stato negato. Di conseguenza ci sentiamo anche un pochino costretti nello sviluppo di questo progetto, per cui abbiamo, portando a termine il nostro impegno dal punto di vista temporale e anche dal punto di vista dei servizi, adesso in queste condizioni, per le situazioni che ci sono, non ci sentiamo di poter andare avanti. Insomma.